del mini challenge dal circuito di Vallelunga. Parte in pole position Gustavo Sandrucci con Luca Rangoni in prima fila, con lui che cerca subito lo spunto per andare a sopravanzare il rivale, ma risponde Sandrucci e mantiene la prima posizione. Dietro ci sono Zarpellone e Silvestrini. Questo è il momento che innescherà poi la safety car con l'uscita di Menapace, fortunatamente senza conseguenze fisiche. Mette le ruote su destre sull'erba e va in testa coda dopo una lunga safety car per rimuovere la vettura di Menapace, ma anche quella di Gentili e di Vicky Piria, che sono costretti ad uscire. Si riparte con l'azione e qui abbiamo invece visto Tronconi che desciappa. L'azione è davvero breve, Sandrucci riuscirà a conquistare la vittoria con Rangoni che cercherà inutilmente di andare a sopravanzarlo. Terzo posto per Zarpellon e proprio sul finale Torelli riuscirà a conquistare la quarta posizione su Silvestrini. Queste sono le immagini proprio di Torelli, che riesce a prendere quindi qualche punto importante in ottica campionato, dove è secondo. E per quanto riguarda la light, c'è la vittoria di D'Angelo di Bagnasco davanti a D'Angelo e poi Santa Maria. Gara 2 del mini challenge dal circuito di Vallelunga. Si parte con la griglia di partenza invertita per le prime 8 posizioni rispetto all'ordine di arrivo di gara 1, e quindi in pole position c'è Gianluca Calcagni che parte subito bene, inseguito da Alessio Alcidi, partito proprio dalla seconda casella, occhi puntati naturalmente sulla quarta fila dove parte il vincitore della gara di ieri, Sandrucci. C'è un fuoripista per Torelli che perde diverse posizioni mentre era impegnato nella rimonta. Davanti a lui c'è intanto Sandrucci che ha già recuperato, ma poi ci sarà invece un'altra fase nella quale anche il pilota che è leader della classifica perderà alcune posizioni, sarà costretto ad una rimonta. Il contatto tra Attianese e Gentili causa una safety car, ma si riparte poco dopo con Calcagni sempre in vetta all'ordine virtuale di arrivo. Qui abbiamo visto invece un contatto tra Suerzi Stefanin che si gira in contatto con Tronconi e la battaglia si fa serrata soprattutto nelle ultime fasi. Calcagni e Alcidi vanno ai ferri cortissimi con un Sandrucci che è stato in grado di rimontare fino alla terza posizione, cerca addirittura di infastidire i primi due. Questo è l'arrivo con Calcagni davanti ad Alcidi e Sandrucci, Torelli in quarta posizione, Zarpellone quinto, mentre per quanto riguarda la classe light c'è bagarre fino all'ultimo giro, anche qui con Melatini che alla fine riesce a conquistare la vittoria davanti a Bagnasco e Crasonis. Okay.